per una pettegola immunda che si presenta il 20 ottobre in un mazzo barbato a festa, dove si contano 18.000 sportivi ad attendere ansiosi l'esito di un confronto che potrebbe iniziare a far luce sulla legittimità delle aspirazioni di Brescia e compagnia. L'inizio vede gli ospiti ben disposti ed in grado di tenere testa ai padroni di casa, che con il passare dei minuti crescono di tono, arrivando ad un soffio da quello che sarebbe il meritato vantaggio al 37esimo, quando la Barbi da Merzini, la conclusione del quale va a stamparsi sui legni della porta difesa da Mancini. È praticamente l'avvio dell'assedio, i cui toni si accentuano nella ripresa. Si assiste ad una gara che vede le due squadre darsi battaglia a ritmi frenetici, con uno spettacolo di altissimi contenuti, sia tecnici che agonistici. La spalla è trascinata da un bottazzo incontenibile, ma tutta la squadra gioca un calcio da manuale. Per il mondo non c'è tregua e, seppur solamente su rigore concesso per un fallo non proprio evidentissimo di Del Piano sulla Barbi, la Maginot Brianzola finisce per crollare poco dopo la mezz'ora, con Damoner ad indossare i panni del giustiziere dal dischetto. Inutile la successiva reazione degli ospiti, tra l'altro ridotti in 10 per l'espulsione di Mandelli, e trafitta lo scadere da un'azione che è un vero e proprio esempio di come si deve far viaggiare il pallone, che passa in poche frazioni di secondo dai tiri di Merzini e quelli di Zamore per finire a Brescia, che si invola inarrestabile verso la porta avversaria, ma soprattutto verso la curva ovest, che sembra attendere a braccia aperte tutta una squadra che sta rendendo ben al di là di qualsiasi più dose a previsione.